Anche quest'anno il Comune di Isola delle Femmine ha deciso di riproporre i mercatini natalizi. Sì, anche quest'anno abbiamo riproposto i mercatini con la stessa formula, quindi partendo da via Cristoforo Colombo con oggettistica ed regalo, fino a piazza Umberto I con la zona ristorazione. Speriamo però già dall'anno prossimo di fare un salto di qualità con degli stand, dei gazebo un po' più caratteristici. Cosa prevede il programma del Natale Isolano 2015? Allora, anche quest'anno il programma del Natale è molto vasto, in collaborazione già come l'anno scorso con Movimento e Danza e Matrang Eventi. A differenza dell'anno scorso avremo un gruppo di artisti circensi, tra i quali mangiafuoco, trampolieri e clown. In più anche quest'anno abbiamo la collaborazione della banda musicale di Capaci Santa Cecilia, che dal 16 al 24 dicembre tutti i pomeriggi ci alleterà con musica natalizia per le vie del paese. Già da sabato 19 dicembre partirà da piazza Umberto I alle ore 16 la grande parata di Natale con personaggi Disney, Babbo Natale e Nataline, quindi invito tutti i bambini a partecipare, che sarà veramente una grande festa. Ricordo anche che dal 24 dicembre presso locali di Movimento e Danza ogni pomeriggio ci sarà il villaggio di Babbo Natale. È veramente qualcosa da visitare, molto caratteristico, dove ci saranno poi alla fine anche giochi e intrattenimento per bambini. Il 21 dicembre invece vi sarà all'Hotel Saracen un concerto di beneficenza. Di cosa si tratta? Ci sarà questo spettacolo di beneficenza, già proposto l'anno scorso con grande successo. Il ricavato di questa serata andrà a delle famiglie bisognose del nostro paese, proprio per riempire, allietare questo Natale. Ricordo che all'interno di questa serata ci saranno vari artisti, musica, danza, moda e recitazione. E il costo del biglietto? Il costo del biglietto è 8 euro. Quando si chiuderà il programma di Natale? Il programma si concluderà il 6 gennaio per la festa della Befana, sempre in piazza Umberto I alle ore 16, con tanti giochi per bambini, musica e divertimento, tra cui un artista pestagnisi che ci alleterà con i suoi giochi di fuoco. Nell'invitare tutta la cittadinanza a partecipare ai nostri eventi, colgo l'occasione di fare gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo.